Amici del tennis, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi parleremo di tennis. Iniziamo a parlare di tennis. Iniziamo a parlare di tennis iniziando da WTA. Vi porterò due video, vi porterò diciamo, il tabellone del WTA di Montreal, 1000, WTA 1000 di Montreal e dell'ATP di Toronto, sempre 1000, sempre 1000. Questa settimana due tornei femminile e maschile che seguiremo sul canale insieme, vi porterò qualche post, non tutti ma qualche perché tutti sono tantissimi, qualche post forse più italiani che non, poi tra finale, semifinale eccetera. Si parte oggi alle 5, si parte. Ho visto che in campo c'è subito Sonico contro Humbert, Sonico subito impegnato con un match difficile. Oggi parliamo, in questo video parleremo dell'ATP di Montreal. ATP 1000 di Toronto, scusate. Confusione assurda perché lega tra WTA 1000 e ATP. Testa di serie numero 1 è Daniil Medvedev. Testa di serie numero 2 in questo momento è Tsitsipas, perché oggi Tsitsipas è diventato numero 3 al mondo. Ha superato Nadal che scende in quarta posizione. Testa di serie numero 3 è Nadal. Altro mancante, Djokovic, ma si sapeva perché Djokovic ormai mi sa che non farà neanche Cincinnati, ma punterà subito agli US Open perché vuole anche il quarto slam dell'anno. Iniziamo a parlare degli italiani, iniziamo a parlare con Jannik Sinner, che è anche lui testa di serie. Questo momento Sinner è numero 15 al mondo. Ha ritoccato il suo ranking, il suo miglior ranking è stato 17, ora due posizioni in più, ora due posizioni in più, 15, anzi meno, e mano a mano va sempre a migliorare, ma questo è l'importante, dopo la grande vittoria a Washington. Toronto ho chiamato anche Rogers Cup, perché la coppa di... Coppa di Roger Federer che ha vinto questo trofeo ben quattro volte, l'ha vinto, e quindi non darò il nome di Roger Cup. Si svolge in Canada ovviamente, non ci sarà Roger Federer neanche a Cincinnati. C'è Nadal, perché no, una scelta saggia, Nadal che ha fatto male a Washington, ma ci sta e adesso vuole provare a fare qualcosina a Toronto. E parliamo subito del Main Draw. Sono svolte le qualificazioni, si è qualificato Tommy Paul, di importante tennista, che andrà contro Pospisil, che è canadese. Si è qualificato un altro canadese, Schnur, che andrà contro, se non sbaglio, non mi ricordo benissimo, dovrebbe essere Sebastian Corda, dovrebbe andare contro, sì, penso di Sebastian Corda. Ai 32esimi di finale, di altro canadese. Si è qualificato Yoshida Nishioka. Si è qualificato e poi abbiamo anche una wild card importante in questa ATP 1000, perché Jenson Brooks, dopo le due settimane pazzesche a Newport e a Washington, si prende una wild card importantissima senza fare qualificazioni e partirà dai 32esimi. Jenson Brooksby che chi non lo conosce, ha fatto 2 settimane incredibili tra Newport e Washington, ha
avendo una finale di 2,50 di Newport sull'erba persa contro Kevin Anderson e semifinale persa contro il vincitore del titolo, Jannik Sinner, a Washington. Questi, diciamo, i momenti più importanti. Andiamo a vedere, analizzare bene il Mendrou, perché Bublik al bye, molti degli esterni hanno il bye, le teste di serie hanno il bye. Come testa di serie ce n'è soltanto una, ce n'è, ed è Jannik Sinner, che affronterà il vincente di un match, e qualora dovesse vincere, Jannik Sinner affronterebbe Medvedev, che ovviamente agli ottavi, anche se sta cosa per Medvedev, quando dovesse vincere il suo match, ma è abbastanza quasi sicuro che lo vincerà. Quindi per gli italiani subito una brutta avventura, l'unica testa di serie, Jannik Sinner, sarà da vedere possibilmente qua agli ottavi contro un tennista numero 2 al mondo in questo momento, Daniel Medvedev. Per quanto riguarda Sonico, fra pochissimo veramente contro Ugumbe, gara difficilissima perché Ugumbe sul cemento è molto molto forte. E qualora dovesse vincere, 32esimi, andrà 16esimi contro Tsitsipas. Andrà. O 16esimi agli ottavi, quindi anche per lui giorni quasi impossibile. Tabellone quasi impossibile. Tabellone quasi impossibile. Poi c'è Fabio Fognini, che alle 7 di sera giocherà invece contro Joel Struff, il tedesco. Anche questa qua gara molto difficile, anche se Struff è più da terra battuta, bisogna dirlo. Però è comunque buono per la terra battuta. Quando dovesse vincere, andrà contro, ai 16esimi di finale, agli ottavi, andrà contro Andrei Rublev, il russo. Quindi dopo Medvedev anche Rublev. Gli italiani sono messi alquanto male perché hanno tutte le teste di serie contro Tsitsipas, Medvedev e Rublev, quindi molto male. Torna dopo molti turni non giocati, Denis Shapovalov torna nella sua terra natale, Canada e Toronto, e anche Alessim dopo un torneo di Washington giocato così e così, di Washington, perso praticamente contro Brooksby ai quarti di finale. Non ha fatto un bellissimo torneo Alessim, che comunque non ha fatto nessun torneo di preparazione, ossia né Atlanta né Los Cabos né con risultato della battuta, perché veniva direttamente da Tokyo, mi pare, perché Tokyo è stato eliminato subito, è stato eliminato. Sì, Tokyo ha fatto una brutta figura a Tokyo. Una brutta figura ho fatto. E come altri giocatori importanti del Tokyo c'è John Isner, che ha vinto Atlanta e 2,50. C'è Francis Tiafoe, c'è Ben Appert, che giocherà contro Mackenzie McDonald, finalista di Washington. Ecco, dobbiamo tenere conto di Mackenzie McDonald, che ha già sconfitto sempre a Washington lo stesso Ben Appert, che era avanti 6-7, poi ha perso 6-4-6-4. Quindi teniamo d'occhio questo ragazzo, teniamo d'occhio ovviamente anche Jenson Brooksby, teniamo d'occhio Shapovalov, teniamo d'occhio Alassim. Quindi il tabellone è molto molto ricco di sorprese, di sorprese, di sorprese. Vediamo, c'è Nick Kyrgios, che ha fatto una brutta figura anche lui, ha perso contro Mackenzie McDonald, a Washington, che era il primo campione, il vincitore attuale nel 2019. Per Kyrgios settimane un po' brutte perché era il numero 60, adesso si ritrova ad essere il numero 77, ha perso di 7 posizioni, non è come il miglior Kyrgios, però dà comunque spettacolo in campo, però i tornei non arriva fino in fondo, non arriva. Lo spettacolo c'è perché ho visto alcuni match di Kyrgios, è comunque forte, però non saprei. Un be nonostante Dombe, ecco, Sonico ci giocherà fra pochissimo. È un bene da Tokyo, ha fatto un bel torneo a Tokyo perché è arrivato fino ai quarti di finale, che ha perso soltanto contro, ha battuto Daniel Medvedev, ha battuto Medvedev, cosa vuoi di più? Poi
Purtroppo ha perso Cajano. Cajano in questo momento è un fire. E niente. Jokic è Open, tornerà. E questo è quello che c'è da dire. Nadal, l'abbiamo visto male a Washington, l'abbiamo visto. Non ha partecipato a Tokyo, non ha partecipato a Wimbledon. Non lo vediamo da Roland Garros, Nadal. Da moltissimo tempo non lo vediamo. È saltato al TP 250 di Stoccarda, ha saltato il Queens, ha saltato Halle, Mallorca, Eastbourne, Wimbledon, Los Cabos, Atlanta, e poi quelli sulla terra, vabbè, Kitzbühel, Gstaad, Bastad. Washington l'ha fatto, ha superato Sock dopo 3 ore, difficoltà assurde contro il numero 200 e qualcosa, 193, quindi è in top 200. È in top 200, per grazia di Dio, Sock, in 3 ore, in 3 set. E poi contro Leo Harris, che è specialista nel cemento, ha giocato male, ha perso anche questa 4 set, perdendo il terzo per 6 giochi a 1, veramente senza più timore. Vediamo se ragazzi si riprenderà, vediamo come si riprenderà, perché le settimane che abbiamo visto sono state settimane per lui, questa settimana qui molto deludente, si può dire. Vediamolo come ne uscirà. Io vi saluto perché questo video sta durando, e ci vediamo fra pochissimo, perché caricherò un altro video del Buttià di Montreal. Gustatevi questo video fino alla fine. Un altro da tenere ben d'occhio è Hubert Hurkacz, che l'altro anno, che nel 2021 ha vinto già un torneo sul cemento a Miami contro Jannik Sinner. Un 1000, e quindi attenzione a Hurkacz, perché sul cemento Hurkacz è anche sul veloce, perché semifinale a Wimbledon trovata, ha fatto molto molto bene, quindi attenzione a Hubert Hurkacz, non trascuriamo, perché questo ragazzo di 23 anni, 24 anni polacco, è molto molto importante e molto molto forte. Ci vediamo fra pochissimo con il torneo WTA di Montreal. Ciao a tutti.